Eccoci qua, buongiorno, Maurizio Poli, www.maurizio.it. Un piccolo video che mette dei paletti interessanti nel mondo delle criptovalute e di tutto questo mondo lasciato così un po' allo stato brado. Quindi l'Ocse, quindi l'articolo è di ieri, Italia Oggi, che riporto per intero qui sotto in calce, è interessantissimo perché mette dei paletti per le misure antiriciclaggio per le criptovalute. Adeguata verifica della clientela per le transazioni superiori ai 1000 dollari e registro dei soggetti, sia esse persone fisiche o entità giuridiche, che eroghino servizi di moneta virtuale. Sono queste alcune misure elaborate dall'Ocse. Il testo dovrà essere approvato in via definitiva entro giugno di quest'anno. Quindi si concentrerà sulle piattaforme che gestiscono, sulle entità di scambio di Bitcoin, si richiede in particolare. Devono essere autorizzati, avere una licenza, essere sottoposti a registrazioni nelle giurisdizioni in cui sono creati. Quindi tutto questo aspetto per adeguata verifica. Quindi la sintesi estrema è: transazioni superiori ai 1000 dollari devono essere soggette ad adeguata verifica della clientela. Vi riportate, trovate l'articolo per intero. E vi lascio, ho una buona giornata di lavoro e ricordate sempre che il risparmio di oggi è il pane di domani. Alla prossima!